Quando mi chiedo, è la rete che può anche essere la rete che identifica il colpevole o è il tasso di violenza? Cioè, cosa c'è in queste persone? Ma la rete non è il colpevole, la rete registra quello che accade nella realtà. Ci sono dei problemi strutturali, quello che noi vediamo in queste cose è soltanto l'assaggio di un problema che noi vedremo elevato al quadrato, al cubo o di più. Perché quando una società perde identità, noi ci ritroveremo a breve a vivere in una città come Lagos, Nigeria, dove c'è la mafia nigeriana e dove se ti vogliono rubare un anello non ti staccano l'anello, ma ti staccano il dito. Chiunque di voi sia stato lì sa che cosa vuol dire. Se ti vogliono rubare un orologio, tagliano il braccio con un macete. Questa è la verità. Questo verrà messo in rete, non verrà messo in rete, non lo so. Io so che stiamo andando in una società totalmente fuori controllo, in cui la legalità e il controllo dello Stato sul territorio, come vedete, si ferma persino di fronte a un pazzo psicopatico come quello di Budrio. Non oso pensare cosa saranno le città italiane inondate da mezzo milione di disperati fuori controllo all'anno, provenienti tra l'altro da zone ad altissimo tasso di criminalità e da zone in cui il valore della vita umana è pressoché uguale a nulla. Se noi non accettiamo questa sfida e non capiamo che questa cosa deve essere arginata, i nostri figli ce ne chiederanno il conto. Io questo lo dico è perché quell'immagine di quello che viene buttato dallo Stato ci sembrerà nulla confronto a quello che noi vedremo, se non Luisella. assumeremo lucidamente le responsabilità che una classe politica, giuridica, etica, civile dovrebbe assumere e che non sta assumendo nel nome di un buonismo idiota e senza costrutto. Luisella. No, diciamo che non è che adesso dobbiamo fare una descrizione del nostro paese come se fosse la Svizzera, perché nel nostro paese non diventeremo come la In Nigeria, ma Svizzera se infatti abbiamo si le stanno tre difendendo, in mafie, Svizzera abbiamo si il stanno controllo del difendendo, in territorio da Svizzera parte si della stanno criminalità difendendo, organizzata, in non la Svizzera si sento, mi stanno scusi. Dice che si difendendo, difendono in in Svizzera. Svizzera si stanno difendendo. Allora, ripeto, la soluzione non sono le armi, come ci dimostrano gli Stati Uniti, dove la diffusione delle armi, lungi dal combattere la criminalità, ha provocato solo La un scelta e la sacco di morti, legalità e il per cui controllo ci del sono stati territorio. Il nostro 300.000 territorio è morti per fuori armi da fuoco controllo. negli Il ultimi nostro anni contro territorio è l'Italia fuori per il controllo. terrorismo. Un attimo solo, Meluzzi. Dopodiché, davvero, non è che possiamo descrivere questo paese. Sicuramente non sappiamo gestire l'immigrazione e i problemi che ci sono nelle città italiane con quartieri ghetto Mezzo milione per di disperati l'immigrazione. all'anno non sono Posso digeribili finire, da nessun Meluzzi? paese. Mezzo milione di Posso disperati non finire? sono digeribili da nessun paese. Lo volete capire? Sì o no? No, no, lo deve capire lei che arriveranno, Lo come volete diceva capire sì o giustamente no? la signora Casati Modigliani. È inevitabile, è un vento che non fermi, Ma è dopodiché inevitabile un bisogna corno, saperlo li andiamo a gestire. prendere Un sulle attimo. rive della Libia, è inevitabile un corno, è inevitabile un Un attimo, corno. Meluzzi. Allora, Un bisogna attimo. saper gestire Ma lo possiamo l'immigrazione e in sempre questo ripetere, sono questa è d'accordo con l'Italia lei. senza Vabbè, ma se costrutto. urla, io cosa posso fare? Se Professore urla Meluzzi, così, per non favore, ho è che capito, ma non funziona. potete ripetere delle litanie senza costrutto. No, le litanie senza costrutto lo dicesse per lei. Io sto solo spiegando che, Mezzo peraltro, sulla milione di questione disperati politica, non vabbè, possono faccia essere come importati in crede. Italia. Lo volete Faccia capire, come sì o crede. no? Allora, l'abbiamo capito la posizione sua e tua, Allora. professore, per favore, facciamo sentire la sua e poi voglio dare la parola a No, Svevia Casati condivido Modigliani. peraltro anche insomma, un richiamo di responsabilità nei confronti della politica, perché quando parliamo, e lo dicevo all'inizio, su tutta la vicenda Budrio, le responsabilità dello Stato, della giustizia, aggiungiamo anche della politica, perché non è che le amnistie, le svuotacarceri, tutti i delinquenti che negli anni sono stati messi fuori, tra cui anche i rapinatori, non Possono? siano responsabilità anche della politica. Quando si dice controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, dico che sono andati in pensione 2.200 poliziotti nell'ultimo anno e ne hanno assunti 1.400, ce ne sono 800 in Sì. meno. Poi non possono fare Ma tutto, ma questo fa diamo ridere di colpa fronte a mezzo a via milione di delle colpe, disperati all'anno anche senza lavoro, vorrei senza far pane. finire, Lo vorrei volete far capire sì o no? Allora, Sì o Svevia no? Io ho Casati capito solo Modignani, sì o no. le voglio chiedere una cosa.